amore. Ciao. Sono stravigiata. Scusami, ma sono un po' agitata. Ma tranquilla che va bene. Allora, questa. Oh. Fai il tipo per me. Sempre. Allora. A posto. Ok, allora questo amo Skype. Arriva. Ti chiamano. Sono pronta. Oddio, non ho la tuta. Ma non si vede. Ok, allora, io vado via, Sì. Buongiorno signorina Costa, benvenuta. Sono contento del suo interesse per questa posizione e come sa siamo leader del settore e il nostro portfolio clienti è molto esigente, attento al dettaglio ma poco attento all'orologio. Ho letto il suo curriculum, mi parli un po' di lei. Sì, buongiorno a lei signor Morelli. Bene, sarò onesta. Vede signor Morelli, il mio quadro clinico è buono, mi sento mentalmente in ordine, si fa per dire, ma se mi osservo allo specchio, glielo dirò onestamente, mi trovo splendente. Ma come pensa di fare la differenza? Cosa la contraddistingue? Ho una fortissima capacità di problem solving. Ho qualche fiera smagliatura, un po' di cellulite che mi segna le curve più sincere. Indosso le prime rughe inaspettate e verso, ogni tanto, lacrime di consapevolezza. Esatto, quelle lacrime. Lacrime piene, vere. Questo ruolo. Lei coniuga studio ed esperienza. E se mi è permesso, anche l'età e l'aspetto fisico sono perfetti per investire sulla sua carriera. Ha degli hobby? Leggo. Ho tanti sogni, mille desideri, molta sete e spazi di conoscenza da colmare. Ho tanti viaggi, tanto bene, tanto male da metabolizzare. Ho cuore, spirito. Vita da investire. Sempre più interessante questa ragazza, eh? Anch'io suonavo il pianoforte, certo, prima che la vita cambiasse grazie ai miei bellissimi 3 bambini. E mi dica, lei come si vede fra 5 anni? Mi piacerebbe crescere. Mi riempio, mi basto, mi soddisfo e mi reinvento. Sono in movimento. Sperimento e il mio cervello danza in questo lento. Lento cosciente. Fervente. Il mio corpo sa bene che passi dedicare alla mia mente. Percepisco una connessione interiore fatta di esperienze e analisi potente. Perché io dovrei scegliere proprio lei? Questo lavoro non lascia spazio per il privato. Non ci sono quasi mai orari quando si tratta di consegne. Certo, all'inizio potrà sembrare anche ben retribuito, ma poi, con il passare del tempo, lei è sicura che le sue necessità non cambino? In caso dovesse scegliere me... La connessione con la mia essenza non la trovo nell'altro della gente. Gli obiettivi che perseguo non risiedono all'esterno di me stessa, all'esterno di questa mente. È tutto qui. Dentro la mia anima presente. Mi merito di essere qui. Mi merito di dedicare tempo ai dettagli dei miei sogni. Mi merito di non sentire pressione, rumore, dolore. Mi merito di avere la libertà di scegliere se procreare e la libertà di non dover dare spiegazioni se non ho la possibilità di procreare. Che lei ad un certo punto... Io me lo merito. Lei è fidanzata? Semplicemente. Come può notare dal mio curriculum, ho 30 anni e non so se e quando vorrò una famiglia. Accolgo il bene, abbraccio il male. E li metabolizzo sapientemente.
Lasciatemi sorridere. E lasciatemi anche piangere. Ma non crede che prima o poi... Tutto necessita di tempo. Tutto necessita di cura. E lei, madre? Tutto necessita di presente. Vede, signor Morelli, al giorno d'oggi se una donna desidera una famiglia, forse è il caso che scelga un lavoro part-time o che non lavori affatto. Se una donna vuole puntare sulla propria carriera, sarebbe più indicato se accantonasse l'idea di avere dei figli. Ma lei lo sa che una donna può mettersi le dita nel naso? E la donna ha da puzzare? Sa, una donna può perfino ruttare. Vabbè, Picasso sosteneva che non c'è più grande forma d'arte del petare. E se a dirlo fosse stata Gina Pane? Una donna può piangere. Una donna sa piangere. Fatti cullare, mio caro uomo, per tutte le lacrime che hai dovuto celare. Una donna può distruggersi la pelle e disgustarsi allo specchio. Una donna può ritrovarsi con le unghie dei piedi troppo lunghe, con le doppie punte. Sì, sì, è così. Anche una donna può lasciarsi andare. Una donna non deve avere voglia di radersi per forza. Una donna può somigliare anche ad un orso, se vuole. Una donna può avere l'alito cattivo perché fuma troppo, perché corre troppo, troppa fretta. Troppo cuore. Sì, è così. Anche una donna può lasciarsi andare. Una donna può ubriacarsi, può drogarsi, sfinirsi. Sì? Sì, 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 una donna può anche bestemmiare, una donna può gridare, impazzire, ma del resto, mia cara, quante volte ti hanno giudicata bipolare, pazza, ossessa, folle, troia, psicopatica? Quante volte te lo sei sentito dire? Chiunque, nessuno escluso, ha partorito almeno una volta una di queste parole. E allora, vergogniamoci. Vergogniamoci insieme. Siamo solamente, dannatamente umane. Ma per lei che cosa significa normale? Emozione anormale? Autenticità è normale? Oh, intelligenza è normale, empatia è normale, sofferenza è normale, onestà è normale, libertà è normale. Lasciate che ogni donna sia umana, lasciate che ogni donna si rialzi, si accarezzi, si ami, si abbracci. Lasciate che ogni donna proceda a testa alta senza paura. Senza sensi di colpa. Lasciate che ogni donna si senta dannatamente normale. Sì, sono una donna, ho 30 anni e non ho figli e mi sento bene. Mi sento bene veramente. Signorina, signorina, mi scusi, io non ho più sentito nulla. La connessione è saltata. Beh, ora però non ho più tempo, le farò sapere, eh? Buona giornata. Ok. Oh, amore, allora com'è andata? Hanno detto che dobbiamo fare un figlio. Ah. Ma vaffanculo.